Allora, la conferenza stampa indetta per oggi, che tra l'altro è anche la giornata mondiale dell'acqua, quindi è una giornata particolarmente appropriata, è stata convocata per due ragioni. Da una parte fare chiarezza e illustrare la nuova legge regionale che il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità lunedì scorso, legge di iniziativa popolare presentata con 40.000 firme di cittadini e con il voto di 39, voto qualificato di 39 consigli comunali della Regione Lazio, tra cui anche il comune di Cassino, e che in realtà rappresenta una novità assoluta a livello nazionale. È la prima legge che scaturisce direttamente dal risultato referendario del 2011 e che disegna l'assetto istituzionale della gestione del servizio idrico integrato per il futuro, radicalmente diversa e fondata sui principi sostenuti dal Forum dei Movimenti per l'Acqua e sostenuta dal movimento referendario che ha portato 27 milioni di cittadini nel luglio del 2011 a quel clamoroso risultato che noi tutti conosciamo e che fino ad oggi è stato vanificato dai comportamenti del governo, dei diversi governi che si sono succeduti, del Parlamento e delle regioni e degli enti locali. Per la prima volta, a differenza di quanto sostenuto da qualcuno anche nei giorni scorsi sui nostri giornali, perché altre regioni dal 2001 hanno legiferato in questa materia, ma ahimè contravvenendo totalmente la lettera e lo spirito dei referendum, per la prima volta la Regione Lazio ha invece deliberato nel senso voluto dei cittadini. Quindi la conferenza da una parte è stata indetta per questo motivo, dall'altra per denunciare e fare chiarezza su quelle che sono le situazioni che si sono venute a creare sul nostro territorio, in particolare sugli ultimi comportamenti dell'Assemblea dei Sindaci che hanno apportato retroattivamente dei consistenti aumenti tariffari, a nostro parere, ma non tanto sommesso parere, assolutamente illegittimi ed illegali. Tant'è vero che in questo proposito stiamo predisponendo sia il ricorso al TAR, perché l'illegittimità e l'illegalità di quello che è avvenuto è assolutamente palese, ma anche una denuncia alla Corte dei Conti, di cui in realtà i nostri amministratori, soprattutto in questo periodo, temono così tanto gli interventi. Beh, noi chiederemo alla Corte dei Conti di intervenire sicuramente a proposito in questo caso e diciamo almeno a partire dal 21 per vedere il comportamento dei diversi sindaci e di diversi attori, tra cui la Segreteria Tecnica Operativa, non ci scordiamo questi signori pagati per centinaia di migliaia di euro l'anno, i comportamenti di questi signori quantomeno a partire dal 21 di dicembre del 2009, data in cui la stessa Assemblea dei Sindaci revocava le tariffe illegittime e illegali approvate nel 2007 e dava l'avvio alla procedura per la risoluzione del contratto con Acea. Siccome questi signori da quella data non hanno fatto più nulla, fino ad arrivare appunto all'approvazione degli aumenti tariffari ultimi, questi signori devono rispondere anche patrimonialmente di quello che non hanno fatto, perché con il loro comportamento hanno danneggiato i cittadini, hanno danneggiato il territorio del loro comune, hanno danneggiato i beni, il patrimonio del loro comune, perché le reti fognarie, gli impianti, i depuratori sono di proprietà dei comuni, fanno parte del patrimonio dei comuni. E la mancata manutenzione, i mancati interventi che dovevano essere previsti, tutto ciò che non è stato fatto e non è stato rilevato da chi doveva rilevarlo
e cioè da loro, no? Costituisce praticamente un gravissimo danno per il territorio, per i cittadini e per il patrimonio dei singoli comuni. Di questo questi signori dovranno essere finalmente chiamati a rispondere, ripeto, individualmente e anche patrimonialmente. Vediamo, perché questa storia della Corte dei Conti viene continuamente chiamata in ballo a piè sospinto, come agirà la Corte dei Conti in questo caso. Allora, noi ci troviamo di fronte all'ennesima mostruosità. L'Assemblea dei Sindaci, convocata per l'approvazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, è stata quindi convocata per rispettare una direttiva, teoricamente, dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che ha emanato un metodo provvisorio per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013. Prima mostruosità: questa direttiva dell'AEG è in realtà palesemente incostituzionale, tant'è vero che sia come fondo Movimenti per l'Acqua, sia come un'associazione di consumatori, è stato presentato ricorso al TAR della Lombardia, ed è un ricorso al TAR perché non siamo di fronte alla legge, ma a un provvedimento amministrativo, proprio per palese incostituzionalità di quel provvedimento, per due ragioni. Una è perché, sotto altro nome, il metodo proposto ripropone pari pari la remunerazione del capitale cancellato con il secondo quesito referendario. Ma due, forse ancora più clamoroso, perché praticamente quella direttiva è incostituzionale e illegittima, perché in realtà pretende di stabilire retroattivamente tariffe per anni pregressi, in palese contrasto oltretutto con i pronunciamenti del Consiglio di Stato, che in questa materia in specifico sull'acqua ha già praticamente condannato, in particolare lato della Sardegna a suo tempo, per aver emanato a dicembre del 2005 le tariffe per l'anno 2005, dicendo che le tariffe possono essere emanate, cioè possono entrare in vigore dal giorno dopo la loro pubblicazione, non applicate preventivamente. No, vabbè, questa è una cosa odiosissima. Allora, noi ci troviamo di fronte a questo fatto: le tariffe che hanno appena approvato sono state approvate per gli anni nel 2014, per gli anni 2012-2013. Allora, se questi sono gli aspetti generali, c'è un altro aspetto che è ancora più concreto. Questi signori non hanno applicato il metodo provvisorio previsto dall'AEG, che è l'unico che potevano legalmente, anche se illegittimamente, secondo noi anche quello, perché appunto è incostituzionale, applicare, perché praticamente non erano in grado di poterlo applicare. Per due ragioni. Intanto perché, siccome continuano ad applicare illegittimamente sulle tariffe il consumo minimo impegnato, la norma prevede espressamente che non possa essere applicato il metodo. Due, perché in realtà non c'era il piano operativo su cui fare i calcoli, cioè i calcoli per determinare la tariffa non sono determinati di fantasia, ma prendendo il piano operativo, i costi operativi, gli investimenti previsti e applicando le formule matematiche previste dalla normativa per il calcolo della tariffa. Ora, il piano operativo non c'è, tutt'al più si sarebbe dovuto prendere il piano operativo del 2001, no? E fare i calcoli su quel piano. Non è stato fatto nulla, cioè chiaramente per quanto riguarda l'applicazione del metodo provvisorio emanato dalla EEG non è stato fatto nulla, ma non è stato fatto nulla neanche rispetto al piano del 2011, non è stato fatto nulla neanche, visto che non era applicabile il metodo provvisorio dell'AEG, neanche applicando il metodo normalizzato
precedentemente in vigore, cioè quello che doveva essere applicato. Non è stato fatto nulla di tutto questo, non c'è nulla, non c'è un'addizione